Io sono un po' triste, devo ammetterlo, perché questo è l'ultimo giorno in compagnia di Micio. Stiamo presentando e stiamo per finire con questa presentazione il tuo nuovo album di inediti che da domani sarà in esclusiva su Finalmente. www.jabtv.it. Finalmente lo potrete ascoltare anche voi in free download, mi raccomando, quindi siamo arrivati all'ultimissimo brano. Il titolo è Dolce. Non il titolo, è proprio il titolo della canzone che è Dolce. È un pezzo molto molto particolare, molto intimista. Probabilmente in questo brano tu acquisisci un po' consapevolezza di quello che hai fatto, di quello che sei sia come autore, come rapper, che come persona, no? C'è qualcosa di cui vai veramente molto fiero di aver fatto in tutto questo tuo percorso di vita e anche questo percorso da autore, da rapper? Sicuramente sì, sicuramente le scelte che ho, alcune scelte che ho preso sia dal punto di vista musicale sia da altri punti di vista. Questo qua è un brano dove esce veramente la mia personalità. Secondo me questo è il mio brano preferito di tutto il disco. Ah, ok. Abbiamo scoperto qual è il suo preferito. In questo brano metto veramente le mie paure, esprimo veramente quello che sono dentro e lascio un po'. Lascio meno spazio a quello che in realtà è il personaggio. Di cosa sei particolarmente fiero di aver fatto in questa vita? Fino ad oggi, sei giovanissimo ovviamente, però fino ad oggi. Sicuramente sono fiero delle amicizie che mi sono creato, del rapporto che sono riuscito ad avere con loro e anche del rapporto che sono riuscito, nonostante tutti i vari problemi, ad avere con la mia famiglia, la mia ragazza e le persone che stanno a me più vicine, anche i miei nonni e tutto. Questa è la cosa più I importante. sentimenti, insomma. Sicuramente i sentimenti, perché poi non ho mai combinato nulla di così tanto importante nella mia vita. Beh, insomma, ha fatto due dischi, ha scritto delle canzoni che Sì, ma sono veramente molto molto interessanti e molto belle e non è da tutti, non so, il mio vicino di casa non lo fa per dire, però insomma, comunque. sono un po' il riassunto le canzoni Di della vita, tutto quello che è la tua vita. È sicuramente. un po' il regno della fantasia, Giusto, mettiamola così, no? è proprio quello. Io direi che ci lasciamo trascinare per l'ultima volta nel regno della fantasia di Micio. Questo è l'ultimo pezzo, è Dolce. Io vi ricordo che da domani tutto l'album Goccia di Rugiada volume 2, tutti i pezzi integrali saranno disponibili in free download solo su www.jabtv.it. È stato veramente un grandissimo piacere. Anche per me, veramente. E l'appuntamento è alla prossima qua su jabtv.it. Grazie mille, Micio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Non ho le ali per poter toccare il cielo e non ho soldi abbastanza per andarmene davvero. Questa stanza sembra piccola, ma in fondo è il mio mondo. Sembra quasi un affresco e la mia storia è sullo sfondo. Io mi esprimo con metafore o simori nascosti. So che il bene può far male, soprattutto ai giorni nostri. So che un cuore fratto fra non si cura facilmente, ma non sempre una ferita è una ferita permanente. E questa gente mi ascolta sì solo per giudicarmi, ma a me non importa tanto, io vorrei solo rialzarmi. Vorrei trovare di nuovo un equilibrio con me stesso. Mi sento troppo diverso dal resto dell'universo. Riempio pagine diverse e le rileggo all'infinito. Fra per me sono Riccardo, non sono mai stato Micio. E scrivo rime per chi ancora spera di cambiare, senza preoccuparsi troppo di ciò che non si può fare. Frate dolce addormentarsi col rumore della pioggia, senza pensare al domani e godendosi ogni goccia. È dolce scrivere poesie per poi dedicarle al vento. Ogni parola è una candela e vive dentro un sogno spento. Mi sento fiero di me, della mia musica speciale. Riesco a unire lati opposti sopra ad ogni strumentale. E questa non è una fine, ho in mente già un altro progetto. Quindi voi state tranquilli perché io tornerò presto. Ho sempre amato la calma, frate, le cose più piccole. L'immensità e il caos per me sono cose ridicole. Ho sempre amato la natura, un po' come Marco Valli. Se mi chiudo nel mio mondo non vuol dire che sono codardo, ma semplicemente zio, la realtà mi sta. Eccoci qua, siamo tornati con Micio Ricchi. Bentornato su Jab TV. Micio. Palle. Bentornati, eccoci qua, questo è il terzo giorno. Che bello, cominciamo alla grande. Rifacciamo. Molto poetico. È un misto tra un fantasy No. porn.